Con qualche giorno d'anticipo rispetto alla tabella di marcia, stamane il sindaco di Riposto Enzo Caragliano ha proceduto alla nomina del nuovo assessore Nella Casabella. Nella giornata di ieri Paola Strano ha formalizzato le dimissioni e oggi si è tenuto il giuramento del neo assessore, 35 anni, professione commercialista, che rileva in toto le deleghe della Strano: bilancio, finanze e tributi, affari generali, personale, contenzioso, gestione, patrimonio immobiliare, servizi demografici, anagrafe, stato civile, oltre alla solidarietà sociale che Caragliano toglie a Pappalardo Fiumara. In pratica l'attuale primo cittadino utilizza un vecchio escamotage divide e timpera di Carmelo D'Urso, cioè quello di scorporare la delega delle politiche sociali. I servizi socio-assistenziali vanno appunto alla Casabella, mentre quelli socio-sanitari restano al vice sindaco, al quale Caragliano ha tolto un altro piccolo pezzo di potere. Ufficialmente per gli impegni artistici in giro per il mondo del maestro, che però tra le dimissioni da consigliere per far spazio a Carmelo D'Urso e ora con la perdita di un pezzo di politiche sociali appare un tantino in ombra in questa fase. Altresì, con l'ingresso in giunta di Nella Casabella, Caragliano sta provando ad inquadrare la sua coalizione, concentrandosi sullo zoccolo duro con una nomina che ha un significato politico profondissimo. Ufficialmente il neo assessore Casabella è in quota Nino Facchi, che dopo una lunga attesa ottiene una rappresentanza chiara in giunta. Formalmente hanno preso invece le distanze da questa nomina i fratelli Mariella e Mario Di Guardo, anche se storicamente Nella Casabella è soprattutto un loro prodotto politico. Nel 2008 il fratello del neo assessore Vincenzo Casabella fu il primo dei non eletti nel Popolo delle Libertà, che sosteneva la candidatura a sindaco di Mariella Di Guardo, che nel 2012 e nel 2015 sponsorizzò senza successo la nomina a revisore dei conti del neo assessore. Nella Casabella, in una fase politica così delicata, a Riposto è un nome di garanzia che sta bene a buona parte della maggioranza. L'unico che è rimasto fuori da questi meccanismi e che della maggioranza non è rappresentato in giunta è Michele D'Urso, che però ha la carica di vicepresidente del Consiglio che lo garantisce. In questo momento Caragliano ha trovato la quadra e vorrebbe mantenerla almeno per i prossimi 12 mesi.